Svizzera, Canton Ticino. È stato il suggestivo paesaggio di Lugano a far da cornice alla conferenza dei capi di governo della comunità di lavoro delle regioni alpine, meglio nota come Arghe Alp. A rappresentare la provincia di Bolzano il presidente altotesino Arno Kompatscher. I membri delle regioni della comunità di lavoro di Arghe Alp hanno approvato in particolare una risoluzione a sostegno della strategia macro-regionale per la regione alpina EUSALP. Sono 46 gli enti territoriali coinvolti in questo progetto che interessa l'intero arco alpino. Evidenziata nel documento ufficiale la richiesta di individuare a tutti i livelli della governance il ruolo delle regioni quali responsabili decisionali. Oggi al centro della conferenza sicuramente c'è stata la risoluzione riguardo alla strategia macroalpina dell'Unione Europea. Noi siamo del parere che deve essere una strategia bottom up, cioè che viene soprattutto iniziata dal basso. Le regioni devono avere un ruolo centrale all'interno di questa strategia. Abbiamo proposto anche una struttura, una piccola struttura presso la sede comune che abbiamo a Bruxelles tra i Länder del Tirolo, Sud Tirolo e il Trentino, perché è già bilingue, siamo già attrezzati e crediamo che con questo potremmo anche lavorare ancora meglio. Sicuramente bisogna dare l'input dal basso, dalle regioni stesse. Nel corso dell'incontro sono stati anche ufficialmente presentati e ratificati numerosi progetti interregionali. Due in particolare sono stati quelli proposti dal Canton Ticino legati al tema dell'acqua. L'incontro di Lugano è stata anche l'occasione per evidenziare l'importanza delle varie forme di collaborazione transfrontaliera. Da un lato c'è l'Euregio tra il Tirolo, il Sud Tirolo e il Trentino, che ovviamente è a livello diciamo del Tirolo storico lo strumento per riunire i Länder del Tirolo storico, ma soprattutto per affrontare le problematiche che abbiamo in comune all'interno di questo GEC, di questo gruppo europeo territoriale di collaborazione. Mentre l'Arghe Alp è una unione storica di tutte le regioni alpine per portare avanti meglio le questioni anche che riguardano queste regioni. La strategia macro regionale alpina invece è un'iniziativa dell'Unione Europea stessa e adesso noi vorremmo con le nostre strutture esistenti, il GECT e anche l'Arghe Alp, ovviamente anche indirizzare questa strategia nel senso diciamo di due iniziative che riguardano proprio anche i Länder centrali degli Alpi. L'evento organizzato a Lugano ha segnato la conclusione dell'anno presidenziale del Canton Ticino. Per il periodo 2015-2016 Arghe Alp sarà guidata dal Land austriaco del Vorarlberg.